Buongiorno, buongiorno a tutti. Continuiamo a parlare di meccanismi generatori di traiettorie rettilinea esatta o approssimata. In particolare incominciamo con il trattare quello che è noto come meccanismo a cavalletto di Chebyshev, che è un quadrilatero articolato generatore di traiettoria rettilinea approssimata, perché come già detto il quadrilatero articolato genera delle curve di Biella nel piano che sono rappresentabili matematicamente mediante una curva algebrica di sesto grado e pertanto il massimo dell'approssimazione che si può ottenere rispetto ad una retta dal teorema fondamentale dell'algebra, il teorema di Bezout, presenta 6 punti di intersezione, perché la retta è di primo grado, la curva algebrica è di sesto grado, quindi al massimo possiamo avere questi 6 punti di intersezione. Detto questo, incominciamo a fare questo schema di questo quadrilatero di Chebyshev e definiamo delle relazioni di progetto. Progetto inteso come sintesi dimensionale e quindi come definizione della lunghezza delle aste atte a rispondere alla specifica di progetto, che è appunto quella di generare una traiettoria rettilinea approssimata. Allora, incominciamo con questo schema. Scusate, facciamolo un po' più stretto per questione di spazio alla lavagna. Quindi immaginiamo qui di avere due cerniere fisse che indichiamo con la 0 di 0. A questo punto questa è la lunghezza di un'asta del quadrilatero, la indichiamo lunghezza B e questo è il punto A. Questa è una configurazione estrema, una configurazione in cui la biella AB risulta allineata con l'altra asta B0B. Allora, la costruzione deve essere grafica abbastanza precisa, altrimenti non riusciamo ad ottenere il risultato che vogliamo. Quindi questa è una posizione estrema, allora A0, A, B, B0, questa è una configurazione estrema. Naturalmente se questa è una configurazione, questa è l'altra configurazione estrema, indichiamo per esempio con B',
A è diventato A'. La lunghezza di queste due aste è uguale, come potete vedere dallo schema, quindi abbiamo che A0A è uguale a B0B, che è uguale a B. Quindi abbiamo queste due aste uguali, poi abbiamo la lunghezza AB della biella, che la indichiamo con A minuscolo, e la lunghezza del frame, che è a 0 B con 0, che è uguale a C, a 0 B con 0. Bene, la nostra attenzione è focalizzata sulla traiettoria del punto medio di biella, biella AB. Quindi vuol dire che qui ci troviamo in questa posizione e la traiettoria desiderata tra le due configurazioni estreme si approssima con questa retta che ho appena tracciato. Quindi questo punto intermedio, lo indichiamo con M per esempio, questa sarà l'altra posizione estrema, quindi questo è il punto M', e nella configurazione centrale questo punto M deve trovarsi in questa posizione. In questa posizione, per cui possiamo disegnare la terza configurazione del quadrilatero articolato, quando il punto A si trova in questa posizione ed il punto B si trova in questa posizione. Quindi questa è la posizione della biella AB centrale. Ok? Di conseguenza, nella posizione centrale, facciamola di un altro colore, questa è la posizione dell'asta AB e questa è la posizione, scusate, da 0A, e questa è la posizione dell'asta B0B. Ok? Posizione della biella. Allora forse ci conviene fare riferimento a questa posizione, questo è A, questo è B, e questo è B'A'M', A secondo, M secondo, B secondo, perché sono rappresentate tre configurazioni, quella centrale e le due estreme. Ok? Sono le configurazioni che noi prendiamo come riferimento per tirare fuori delle equazioni di progetto, cioè di sintesi dimensionale. Va bene? Questo è il quadrilatero a cavalletto. Vedete la configurazione arancione, ricorda quella di un cavalletto, ed è appunto il quadrilatero di Chebyshev. Bene, allora, definito lo schema, andiamo ora a ricavare delle equazioni di progetto come anticipato. Allora, in particolare facciamo riferimento a questi due triangoli rettangoli che io vado ad evidenziare con un colore diverso, vale a dire questo il triangolo rettangolo A0B0A secondo, ricordando che questa distanza è C, l'ipotenusa di questo triangolo rettangolo ha una lunghezza B, per quanto detto. La distanza B0A secondo a che cosa è uguale? Bene, basta fare delle semplici considerazioni geometriche. Se guardiamo qui la lunghezza della
Biella, questa lunghezza abbiamo detto che è uguale ad A, va bene? Analogamente, questa è la lunghezza dell'asta B0B in questa configurazione che abbiamo indicato con l'apice secondo. Quindi tutto questo è B, va bene? Ma a noi in questo caso interessa il cateto di questo triangolo rettangolo, è semplicemente uguale a B-A, ok? Quindi questo, come cateto del triangolo rettangolo posto in evidenza, ha una lunghezza semplicemente uguale a B-A. Allora andiamo semplicemente ad applicare il teorema di Pitagora su questo triangolo rettangolo ed otteniamo quanto segue. Di quadro è uguale a C quadro più B-A al quadrato. Sviluppiamo rapidamente questo quadrato, quindi C quadro più B quadro più A quadro meno 2AB, e andiamo a dividere convenientemente primo e secondo membro per A quadro. Quindi otteniamo al primo membro B su A al quadrato, che è uguale a C su A al quadrato più B su A al quadrato più 1 meno 2 B su A. Ok? Riconosciamo subito questi due termini che sono uguali e quindi possiamo scrivere che 2 per B su A è uguale ad 1 meno C su A al quadrato. Questa è una prima relazione che ci torna utile per arrivare alle relazioni finali di progetto. Va bene? Ok, andiamo ora a considerare un secondo triangolo rettangolo ed è il seguente, che vado ad evidenziare con un colore diverso. Anzi, un colore diverso rispetto agli altri, ma insomma. Mi chiamo questo punto per esempio con B e quindi siamo ora interessati a questo secondo triangolo rettangolo dove la lunghezza 0A è sempre uguale a B, cioè l'ipotenusa, ok? L'ipotenusa, l'altezza, guardando le dimensioni sulla destra, questo è il punto medio, quindi abbiamo in sostanza B meno a mezzi, va bene? E dobbiamo definire ora la base. Ma il discorso è abbastanza semplice, perché se noi andiamo a tracciare la parallela B0B passante per A, cioè in questo modo, e indichiamo per esempio questo punto con E, se noi andiamo a guardare il triangolo A0AE, questo triangolo è un triangolo isoscele. Un triangolo isoscele perché il lato A0A è uguale a B, ma siccome questa è la parallela a B0B, è anch'essa, quel lato, di lunghezza B, quindi è un triangolo isoscele. Un triangolo isoscele dove AD rappresenta l'altezza di questo triangolo isoscele. Ok? Di conseguenza, questo cateto
e quindi il lato A0D ha una lunghezza che è la metà della base, perché l'altezza divide la base del triangolo isoscele in due, naturalmente, ok? Ma qual è tutta la base? Beh, questa è la parallela, questo è C, questo ha una lunghezza A, ha una lunghezza A, se questo è A è anche questo, quindi abbiamo C più A diviso 2, ok? Quindi questo è C più A diviso 2. Ok, andiamo anche in tal caso ad applicare il teorema di Pitagora. Va bene? Vediamo ancora il teorema di Pitagora e abbiamo che P quadro, ipotenusa è sempre uguale a B, è uguale a B, come detto, meno A mezzi al quadrato più C più A mezzi al quadrato. Con riferimento al triangolo rettangolo A0AD. Andiamo a sviluppare questa relazione. Quindi questo è uguale a B quadro più A quadro quarti meno AB più C quadro quarti più A quadro quarti più CA mezzi. Ok, questo è quanto otteniamo. Se andiamo a fare rapidamente il minimo comune multiplo, vabbè, otteniamo allora 4b quadro è uguale a 4b quadro più a quadro meno 4ab più c quadro più a quadro più 2ca. Questo va via. E andiamo ora convenientemente a dividere per 2 a quadro. Per a quadro. Se divido per a quadro, abbiamo allora 1 meno 4b su a più c su a al quadrato più 1 più 2c su a. Va bene? E questo è uguale a 0. Allora, abbiamo ottenuto prima questa relazione ragionando sul primo triangolo rettangolo A0B0 a secondo e ora abbiamo ottenuto questa seconda relazione. Va bene? Allora, adesso dobbiamo andare semplicemente a combinare queste due e ottenere una relazione finale. Allora, qui abbiamo
è uguale a 2 più c su a al quadrato più 2 c su a. Dividiamo per 2, quindi abbiamo 2 b su a che è uguale a 1 più 1/2 c su a al quadrato più c su a. Ma questo è uguale ad 1 più c su a al quadrato, perché questo termine è lo stesso che abbiamo qui, ok? Quindi questo 1 va via, ed otteniamo c su a al quadrato meno 1/2 c su a al quadrato, quindi qua in sostanza otteniamo 1/2 meno c su a uguale a 0. Portiamo a quell'altro membro, quindi questo meno c su a uguale a 0. Ok. Allora, vabbè, dividiamo per c su a e è evidente che qui otteniamo che c su a è uguale a 2. Questa è la prima relazione di progetto che ci dice che la base, cioè la distanza a 0b0, che è uguale a c, deve essere il doppio della lunghezza della BL AB. Va bene? Ok. Ma questa adesso la andiamo ad infilare nuovamente dentro questa, a sostituire, quindi riportandola ancora lì dentro, che cosa otteniamo? Quindi abbiamo c su a è uguale a 2, quindi questo diventa uguale a 5, e vabbè, semplicemente b su a è uguale a 5/2. Abbiamo quindi ricavato le formule di progetto in maniera semplice, ma a partire dall'assunzione di queste tre configurazioni, queste due estreme rispetto al tratto di traiettoria rettilinea approssimata che ci interessa, quindi la seconda, la prima e quella centrale. Naturalmente sono tre i parametri in gioco, perché stiamo considerando un quadrilatero in cui A0A è uguale a B0B, quindi anziché avere quattro lati naturalmente ho tre dimensioni indipendenti tra di loro, in generale indipendenti, ma con la condizione di volere una traiettoria rettilinea approssimata di questo punto M, e queste non sono più indipendenti perché sono collegate tra di loro. Definiamo in termini di rapporti, e quindi per esempio se noi assumiamo A uguale a 1, va bene? E otteniamo rapidamente che C è uguale a 2 e che B è uguale a 2.5. Quindi ricavo rapidamente le dimensioni delle aste del quadrilatero di Chebyshev, ripeto, dove il punto medio è un punto che sicuro per condizione assume questa posizione centrale e queste due posizioni estreme che sono allineate tra di loro. Poi naturalmente nella parte intermedia, come detto, ci sono delle oscillazioni per il fatto che la curva di Biella è in realtà una curva algebrica di sesto grado, va bene? Quindi presenta naturalmente delle oscillazioni. Ok, questo è un discorso che è legato al quadrilatero di Chebyshev.
Ma come immediata conseguenza di questo discorso, noi possiamo ottenere un altro meccanismo, che è comunque dovuto a Chebyshev, che ci consente di ottenere in questo caso un moto rigido piano, in particolare una traslazione, ed una traslazione rettilinea. Quindi il discorso è abbastanza interessante, no? Perché noi abbiamo fatto l'esempio della piattaforma elevatrice, che è basata sull'utilizzo del meccanismo di Scott Russell, a sua volta che deriva dal meccanismo di Cardano, quindi impiegandone più di uno, come abbiamo visto la volta scorsa, possiamo ottenere una moltiplicazione di corsa e quindi trovare, per esempio, un'applicazione di quel tipo che abbiamo analizzato nella lezione scorsa. E quindi il moto della piattaforma era un moto traslatorio, quindi con velocità ed accelerazione angolare uguali a zero, un moto traslatorio rettilineo. Bene, noi possiamo ottenere ancora un moto traslatorio rettilineo senza coppie prismatiche, cioè solo con coppie rotoidali. E questo ragionamento è basato sull'utilizzo del quadrilatero di Chebyshev. Quindi andiamo a considerare ora la guida di Chebyshev. Questa guida di Chebyshev, che ripeto è finalizzata alla generazione di un moto rigido e quindi una traslazione rettilinea, può essere pensato come composizione di questo quadrilatero a cavalletto e proprio una guida di Scott Russell. Ok? Andiamo a vedere come lo possiamo schematizzare. Ancora una volta dobbiamo cercare di fare il disegno con una certa precisione, altrimenti la figura viene falsata. Allora, individuiamo sempre un asse di simmetria e andiamo a rappresentare queste linee di costruzione come fatto prima, quindi qui abbiamo ai vertici di questo rettangolo la posizione delle cerniere fisse del quadrilatero a cavalletto di Chebyshev. E supponiamo qui di avere questa posizione centrale, quindi abbiamo anche le formule di progetto che abbiamo appena dimostrato, per cui A è la metà di C, per cui se a 0B0 e C, A deve avere questa lunghezza, giusto? Posizionata simmetricamente qui. Quindi, seppure qualitativamente, cerchiamo di tenere in considerazione le forme di progetto che abbiamo appena ricavato. Ora, la distanza a 0A dovrebbe essere due volte e mezza questa lunghezza, e è un po' di più in questo caso, ma ci possiamo accontentare. Quindi, questo è B, questo è A, andiamo a congiungere A con 0, va bene? Questo non è un punto di intersezione, è un punto di incrocio delle aste. Bene, questo è lo schema appunto del quadrilatero a cavalletto di Chebyshev. Allora, come anticipato, come ragionamento, possiamo ritenere la guida di Chebyshev come derivata da questo quadrilatero più la guida di Scott Russell. E la guida di Scott Russell da dove viene fuori? Allora, se andiamo a considerare questo vertice, dovremmo tracciare una parallela ad A0A in questo modo. Diciamo così. Individuiamo quest'altro rettangolo di costruzione e tracciamo
questa diagonale. Allora, se il disegno fosse preciso, noi qui ci dovremmo trovare in questa situazione. Ok? Quindi andiamo ad evidenziare con colori diversi i due meccanismi che abbiamo preso in considerazione, quindi Scott Russell e Chebyshev. Allora, quello di Scott Russell è costituito da quest'asta e da quest'altra asta che è continua, quindi presenta una cerniera interna, ma in realtà l'asta è continua, e quindi vedete che il frame, così come il meccanismo di Cardano, deriva da questo rettangolo, no? Ci siete? E poi abbiamo il quadrilatero di Chebyshev, che lo vado ad evidenziare nello stesso colore, in arancione come fatto prima, e quindi presenta queste quattro aste, quindi il telaio più queste aste. Naturalmente quest'asta è in sovrapposizione, perché è la stessa che costituisce parte del quadrilatero di Chebyshev, parte del meccanismo di Scott Russell. Va bene? Visto in questi termini, credo che si possa ricordare meglio. Va bene? Allora, chiaramente così il meccanismo non è chiuso, perché quest'asta sarebbe libera di muoversi. Noi stiamo sempre puntando l'attenzione su meccanismi piani ad un grado di libertà, e quindi chiaramente ci manca qualche vincolo, ci manca qualche link in particolare. Bene, il link che ci manca è proprio quello di interesse, è quello che si muove appunto di moto traslatorio rettilineo. Quindi che cosa accade? Accade che noi qui nel punto che è il punto di biella tracciante una traiettoria rettilinea approssimata, qui andiamo ad installare una cerniera interna. Questa cerniera interna la accoppiamo proprio con questo estremo del meccanismo di Scott Russell, e quindi viene fuori questa tavola, se volete, è una tavola traslante che andiamo a schematizzare in questo modo. Questo è tutto un corpo rigido che è incernierato nel punto M ed è incernierato nel punto che indichiamo con I. Va bene? Ecco, questo è il meccanismo complessivo che corrisponde alla guida di Chebyshev. La cosa è molto interessante, perché noi abbiamo questa tavola che trasla secondo traiettorie rettilinee, e non utilizziamo nessuna coppia prismatica, sono tutte coppie rotoidali, non c'è nessuna coppia prismatica, ok? Ed è un risultato abbastanza interessante. Allora, ora, al fine di verificare che questa tavola che ho indicato in viola effettivamente si muova secondo un moto traslatorio rettilineo, ma anche al fine di sviluppare un esercizio relativo all'applicazione del teorema di Aaron-Old Kennedy, andiamo a trovare il centro di istantanea rotazione di questa tavola traslante. Io dico già traslante, ma insomma lo dobbiamo dimostrare applicando il teorema di Aaron-Old Kennedy. Allora, abbiamo il telaio, che indichiamo solitamente con 1, abbiamo quest'asta che indichiamo con 2, l'asta 4, in comune tra il meccanismo di Scott Russell e il quadrilatero di Chebyshev, questa nuova asta la indico con 5, la biella del quadrilatero di Chebyshev con 3 e la tavola traslante con 6. Quindi abbiamo a che fare con un esalatero.
va bene? Con un esalatero. Allora andiamo a trovare i centri di istantanea rotazione, perché noi vogliamo sapere come si muove 5, ma in particolare come si muove 6. Ok? E non è proprio immediato, ma siamo in grado di farlo perché applichiamo il teorema di Aaron-Ohlke. Allora, tanto per cominciare, con riferimento al quadrilatero, andiamo spediti perché sappiamo farlo, rapidamente, quindi qui abbiamo un P2 che coincide con A con 0, qui abbiamo un P4 che coincide con B0. Il centro di istantanea rotazione nel modo assoluto di 3 praticamente sarebbe dal teorema di Chasles, oltre che di Kennedy, nell'intersezione delle normali alle due traiettorie di A e di B, quindi sicuramente si trova qui. Quindi questo è il P3, centro di istantanea rotazione, ok? Che non è un punto fisso a differenza di 2 e 4, e quindi lo stesso, come ben sappiamo, traccia le traiettorie polari fisse e mobili. Va bene? Ma noi sappiamo anche che questo punto, in questa cerniera, abbiamo il centro di istantanea rotazione 5, 4, che coincide con il P5, 6. Va bene, A per completezza coincide con il P2-3, B coincide con il P3-4, ok, ed M coincide con il P3-6. Bene? Noi sappiamo anche un'altra cosa, sempre come risultato del teorema di Aaron-Ohlke, che il centro di istantanea rotazione 2,4 in questo caso cade all'infinito, perché deriva dall'allineamento di P2, P4 e P2,4 secondo questa retta, e dall'allineamento di P3,4, 2,3, ok? E 2,4. Quindi da questi due allineamenti, che sono due rette parallele, viene fuori che il centro di istantanea rotazione P2,4 cade all'infinito in questa direzione. Ok? Bene, ma noi interessa soprattutto il centro di istantanea rotazione di 5, ed anche e soprattutto il centro di istantanea rotazione di 6 nel loro moto assoluto rispetto al telaio, rispetto al sistema fisso. E quindi possiamo applicare il metodo del poligono, che abbiamo già fatto a proposito del manovellismo Biella madre e Bielletta, come ricorderete, oppure usare, diciamo, un po' di mestiere, no? Cercare di venirne fuori in maniera un po' più rapida. Tant'è vero che se noi guardiamo con maggiore attenzione l'esalatero, in particolare questa parte, noi vediamo che possiamo notare che cosa. Vi faccio uno schemino qui a fianco, che se questo è il punto M, quindi la cerniera questa qui, e questo è il punto B, va bene? Abbiamo qualitativamente la posizione di quest'altra cerniera, mettiamoci una lettera, quindi questo è D, quindi del punto D, va bene? E queste due aste, siccome questa seconda parte del meccanismo è derivato da Scott Russell, queste due aste hanno la stessa lunghezza, quindi BD, DB0 e DE sono uguali tra loro, ok?
che come vedete sono derivate dalle diagonali di questo rettangolo che si dividono scambievolmente a metà. Sto semplicemente estrapolando una figura da quella lì, non sto facendo niente di strano, quindi queste due aste, come detto, devono essere uguali e questo è il punto E. Ma come vedete, il punto E e il punto M sono legate dal membro 6, giusto? Cioè dal membro viola. E qui vado a rappresentare, se volete, nello stesso colore per aiutarvi nella comprensione del discorso, va bene? Quindi questo è il membro 6. Se quello è il membro 6, BM è una parte del membro 3, BD è una parte del membro 4 e questo è il membro 5, giusto? Quindi sono andato a ricavare questo loop interno all'esalatero. E che cos'è? È un quadrilatero articolato, perché abbiamo quattro lati, 3, 6, 4, 5, che sono mutuamente vincolati dalle quattro coppie rotoidali, è un quadrilatero. Bene? Questo ci può aiutare, ci può portare dritti, spediti, all'obiettivo. Qual è l'obiettivo? Quello di trovare entrambi i centri istantanei a rotazione nel modo assoluto del membro 5 e soprattutto del membro 6. Ok? E allora, a noi interessa il modo relativo, perché naturalmente questo è un quadrilatero mobile, che è derivato come loop interno dell'esalatero. Quindi, per ragionare, questo ci aiuta, supponiamo per esempio di fissare 4, anche se non è fisso naturalmente, ma nell'ottica di modo relativo, questo, ripeto, ci aiuta a ragionare. Di conseguenza, se 4 fosse fisso, 6 diventerebbe la BL, giusto? Perché il lato opposto a quello fisso diventerebbe la BL. E quindi qual è il centro di istantanea rotazione di 6 rispetto a 4? Come se fosse un normale quadrilatero, no? Perché M nel modo relativo, se 4 fosse fisso, ruoterebbe intorno a B, E ruoterebbe intorno a D, ok? Intersezione delle normali, in questo caso verrebbe che P 6, 4, 4, 6 coincide con E. Ci siete? Ma noi del quadrilatero sappiamo tante cose e quindi possiamo rapidamente anche ricavare il centro di istantanea rotazione del modo relativo di 3 rispetto a 5 o viceversa. L'abbiamo utilizzato, no? Per trovare l'asse di collineazione, per applicare il teorema di Bobillier, l'abbiamo utilizzato nella dimostrazione del teorema di Feuerstein. Quindi, alla luce di questi richiami, dove si trova il centro di istantanea rotazione 3-5? Sarebbe l'incrocio di queste due rette, quali condizioni di allineamento, e quindi abbiamo, e questo è il P3-5. Ok? Queste considerazioni ci aiutano perché ci danno un po' la chiave di volta per ricavare i centri istantanei di rotazione del moto assoluto, appunto di 5 e di 6. Quindi questo P3-5 abbiamo detto che coincide con B, lo riscrivo anche qui, P3-5, e lasciatemi incorniciarlo, così lo teniamo a mente, e il punto E coincide con il P4-6, quindi qui abbiamo anche il P4-6. Bene, ora dovremmo avere abbastanza elementi per ricavare i centri di istantanea rotazione 6 e 5. Allora, cosa possiamo scrivere dal teorema di Aronold Kennedy? P6 deve essere allineato con il P3 che conosciamo e il P3-6. Il
P3-6 lo conosciamo anche, e quindi questa condizione di allineamento è nota. P3 e P3-6 questa è la retta che corrisponde alla prima condizione di allineamento, ma il P6 deve essere anche allineato al P4 e al P4-6 che abbiamo appena individuato. Il P4 lo conosciamo, il P4-6 lo conosciamo anche, e quindi ricaviamo la seconda condizione di allineamento. Ma che cosa scopriamo? Scopriamo quanto vi avevo già anticipato: queste due rette sono parallele tra loro, pertanto si incontrano all'infinito, e quindi abbiamo che il P6 nel moto assoluto è un punto improprio. Quindi l'atto di moto sicuro è traslatorio, perché in quell'istante la velocità angolare 6 è uguale a 0. Ma per completezza possiamo ricavare anche il centro di istantanea rotazione del modulo assoluto di 5, e questo lo possiamo ricavare da queste condizioni di allineamento con il P3 e il P3-5. P3 lo conosciamo, il P3-5 è questo che abbiamo ricavato da questo ragionamento, e quindi otterrei questa condizione di allineamento P3, P3-5 e P5. Questa da sola non è sufficiente, possiamo utilizzare il risultato ottenuto dal ragionamento di prima, cioè il P6 che sappiamo essere un punto improprio e il P5-6. Allora, il P5-6 è questo, il P6 va all'infinito in questa direzione, e quindi ho quest'altra direzione di allineamento. Questa con questa si intersecano in questo punto qui. Questo punto è appunto il P5. Quindi il P5 coincide con il P4. Detto questo, possiamo sviluppare rapidamente anche una analisi delle velocità, e quindi se supponiamo di conoscere una omega 2 di questo membro motore, noi otteniamo la velocità istantanea, il vettore velocità di A, che è questo, perpendicolare alla congiungente. Ma siccome A appartiene anche a 3 e conosciamo il centro di istantanea rotazione di 3, dividendo VA per P3A ricavo anche la velocità angolare istantanea di 3, giusto? Moltiplicando omega 3 per P3B ricavo la velocità istantanea di B, che sarà uguale in modulo, vista la simmetria, al vettore velocità di A. Quindi questa è la velocità istantanea di B. Ok? La velocità di B diviso B0B mi consente di ricavare la omega 4 istantanea. Ma la omega 4 istantanea a sua volta mi consente di ricavare la velocità istantanea del punto D. Quindi se congiungo questo punto con il centro di istantanea rotazione 4, perché stiamo ragionando sul membro 4, io posso ricavare questo che è il vettore velocità istantanea di D in quanto appartenente a 4. Va bene? Ma cosa notiamo? Che P4
coincide con P5, l'abbiamo appena dimostrato applicando il teorema di Aaron Kennedy. Quindi il punto D appartiene sia a 4 che a 5, il centro di rotazione di 4 coincide con quello di 5 e quindi la omega 4 è uguale a omega 5, ovviamente. Ok? Quindi qui abbiamo una omega 5 che è uguale a omega 4. In quanto tale posso ricavare la velocità istantanea del punto E appartenente a 5, che naturalmente è di questo tipo. Questa è la velocità di E. Ok? Ma se facciamo un passo indietro e puntiamo nuovamente l'attenzione alla biella AB, cioè il membro 3, noi possiamo ricavare anche la velocità di m, naturalmente, come omega 3, P3m, e ricavo questo vettore, velocità. Questa è la velocità di m. Possiamo ulteriormente quindi verificare che la velocità di m vettorialmente è uguale alla velocità di E vettorialmente, come ci aspettavamo, perché la omega 6 è uguale a 0, ok? Se la omega 6 è uguale a 0, dal teorema di Galilei-Valignon per quanto riguarda le velocità, noi sappiamo appunto che potremmo scrivere, essendo E ed M due punti della tavola viola, cioè del membro 6, tra di essi vale questa legge che abbiamo dimostrato ed applicato più volte. Quindi io potrei scrivere, per esempio, che la velocità di E è uguale alla velocità di M più la omega 6 vettore M E. Ma siccome il centro di istantanea rotazione P6 è all'infinito, io conosco la velocità di M in quanto punto appartenente a 3. La omega 6 la otterrei come velocità di M scalarmente diviso P6M. Ma questo abbiamo visto che tende all'infinito, quindi di conseguenza la omega 6 è uguale a 0. Ma se la omega 6 è uguale a 0, questo termine non c'è e appunto la velocità di E è uguale alla velocità di M, perché è un atto di moto traslatorio. Ok? Attenzione, è un atto di moto traslatorio. Non è detto pertanto che sia un moto traslatorio. Attenzione, il moto traslatorio è una successione di atti di moto traslatorio. E questo si verifica quando è uguale a zero non soltanto la velocità angolare, ma anche l'accelerazione angolare. Ok? Bene, qui ne possiamo forse venire fuori in maniera un po' più semplice, perché noi sappiamo che questo punto in effetti traccia una traiettoria rettilinea approssimata, lo abbiamo progettato apposta per ottenere questo risultato, quindi a questo punto possiamo fidarci, e quindi nel tracciare la sua traiettoria rettilinea approssimata, naturalmente il punto M si muove proprio secondo questa retta. Ok? Giusto? E quindi anche il punto E si muoverà in un'altra configurazione allo stesso modo. E quindi da queste semplici considerazioni possiamo ritenere che il moto rigido è un moto puramente traslatorio in quanto successione di atti di moto traslatorio. Va bene? Perché il P6 è all'infinito sempre, o almeno in questo tratto che abbiamo considerato ai fini del tracciamento di una traiettoria rettilinea approssimata. Ok? Quindi questa è una guida
che genera un moto traslatorio rettilineo. Va bene, allora a questo punto andiamo ulteriormente avanti su questo ragionamento e ci sono un altro paio di quadrilateri interessanti anche dal punto di vista applicativo come generatori di traiettorie rettilinee approssimate. In particolare abbiamo il parallelogramma di Watt, ok? Che per la verità è un po' capostipite insieme a quello di Cardano dei meccanismi generatori di traiettoria rettilinea approssimata in questo caso. Il parallelogramma di Watt fu introdotto da James Watt nella macchina a vapore per guidare appunto lo stelo del pistone della sua macchina a vapore, sempre per il tramite di coppie rodoidali, perché comunque abbiamo un quadrilatero. Allora, sostanzialmente è fatto in questo modo. Abbiamo una cerniera fissa A con 0, questo è il punto A, e qui abbiamo una seconda cerniera fissa che è B con 0. Come vedete, la denominazione di parallelogramma articolato è un po' impropria, no? Perché in effetti non è un parallelogramma, ok? Possiamo ritenerlo tale solo per il fatto che solitamente le lunghezze A0A e B0B sono uguali tra loro e inoltre sono parallele tra loro, quindi uguali e parallele, ma disposte in senso opposto a quello che poteva essere il parallelogramma per come lo abbiamo inteso fino ad ora, no? Che se B con 0 si trova qui, no? Si trovasse in questo punto, avrei effettivamente un parallelogramma. Ma l'idea geniale di Watt è stata quella di considerare questo punto nella parte opposta. Ok? Quindi cominciamo a precisare che in realtà non è un parallelogramma. Va bene? E qual è stato il grande intuito di Watt? È che praticamente il punto A ruota intorno a questo punto fisso e quindi è vincolato a tracciare questa traiettoria circolare, naturalmente. Analogamente, il punto B ruota intorno all'altra cerniera fissa e quindi traccia una traiettoria circolare opposta. E quindi, intuitivamente, poi il discorso è stato approfondito dal punto di vista matematico, ma a suo tempo lui ci è arrivato con un intuito geniale, il punto medio, che poi in realtà si trova sull'intersezione dell'asse AB con la congiungente a 0B0, per una questione di simmetria, questo punto medio, il punto M, traccia una traiettoria rettilinea approssimata con una ottima approssimazione e per un tratto abbastanza lungo, va bene? Cioè si muove secondo una certa traiettoria che nella sua completezza ha la forma di un 8 all'incirca, ok? In particolare la curva, se non erro, è una lemniscata, e presenta, ripeto, un lungo tratto rettilineo con una ottima approssimazione rispetto alla retta. Quindi questo è riferito al punto medio. Questo parallelogramma trova diverse applicazioni, anche nel campo automobilistico, in campo ferroviario, e adesso accenneremo a qualche cosa. Ma prima di questo colgo anche l'occasione per sviluppare l'analisi cinematica di questo meccanismo che ci consente di fare qualche considerazione in più rispetto a quanto abbiamo visto fino ad ora.
Ok? Tanto è vero che la cosa non è proprio banalissima. Supponiamo infatti di assegnare una velocità angolare omega 2, perché comunque un quadrilatero, comunque un meccanismo ad un solo grado di libertà. Il telaio 1, questo è 2, la biella è 3 e questo è il membro 4. Se quella è omega 2, posso facilmente ricavare la velocità di A, come ben sappiamo. Chiaramente mi risparmio passaggetti banali in questo momento. Dove si trova il centro di istantanea rotazione di 3? Ecco, le aste A0A e B0B sono parallele tra di loro, quindi dove sta il centro di istantanea rotazione? All'infinito. Giusto? Si trova all'infinito in questa direzione, quindi questo è il P3 infinito. Teorema di Charles, teorema di Kennedy. Quindi ancora una volta noi ci troviamo davanti a una situazione di atto di moto traslatorio. La velocità angolare istantanea di 3 è uguale a 0. Se è uguale a 0, abbiamo detto più volte, i vettori di velocità sono tutti uguali. Vettori di velocità. Quindi la velocità di B è uguale a quella di A. Questa è la velocità di B. E quindi posso ricavare facilmente la velocità angolare istantanea di 4, che a parte il verso è uguale in modulo, se le aste A0A e B0B sono uguali, a quella di 2. Ok? E abbiamo facilmente completato l'analisi delle velocità. Supponiamo ora di andare avanti, no? Per esempio con l'analisi delle accelerazioni, applicando per esempio il metodo dei cerchi di Bress. Cerchi di Bress, sappiamo prima cosa da fare, trovare la circonferenza dei flessi e poi la circonferenza di stazionarità e così via. Ecco, proviamo a fare questo, vediamo che succede. Allora, supponiamo, come spesso fatto, che la omega 2 sia costante. Quindi la accelerazione di A è puramente normale, puramente centripeta. Questa è l'accelerazione di A istantanea. Ok? E va bene, abbiamo questa informazione. Però vogliamo trovare la circonferenza dei flessi. In realtà sappiamo che la circonferenza dei flessi è principalmente legata alle traiettorie, no? Quindi è una proprietà geometrica prima ancora che cinematica, giusto? E come facciamo per trovare la circonferenza dei flessi? Quali informazioni abbiamo? E qui abbiamo pochino a disposizione, perché sappiamo che passa per il centro di istantanea rotazione ed è un punto improprio, sta all'infinito. Potrei tentare di trovare il corrispondente punto di A, cioè la primo sulla circonferenza dei flessi. E qui la formula di Eulero-Savary cade in difetto. Perché? Andiamo a vedere. Cosa scriverei? Scriverei questo, no? Cioè che A' è uguale a P3A al quadrato diviso a 0A. Ma attenzione, perché P3A fa all'infinito. E quindi questo A' sta all'infinito. Analogamente potrei ragionare su B' come solitamente facciamo per il quadrilatero articolare, ma B'B sarebbe uguale, ottenibile normalmente, da P3B al quadrato diviso B0B, ma qui vale il discorso di prima. Quindi questo approccio, attenzione, cade in difetto in questo caso particolare. Però attenzione, la situazione non è come quella del normale parallelogramma articolare. Ok? Perché nel tradizionale parallelogramma articolato, cioè il caso in cui la cerniera fissa si trovasse non qui, ma da quest'altra parte, effettivamente la biella
non cambierebbe di orientamento, quindi il moto è traslatorio, ok? Perché non cambia di orientamento, ma qui è abbastanza intuitivo che cambia di orientamento, perché i centri di curvatura di A, cioè A0, e di B, cioè B0, sono opposti, e quindi è intuitivo capire che il membro 3 cambia di orientamento. Quindi in realtà noi stiamo parlando di un atto di moto traslatorio. Sicuro non è un moto rotatorio, scusatemi, un moto traslatorio. Va bene? Perché cambia di orientamento. Quindi c'è un'accelerazione angolare diversa da zero. E quindi la situazione è diversa da quello del parallelogramma. Cioè la circonferenza dei flessi c'è, solo che abbiamo difficoltà a trovarla fino a questo momento. Bene, questo è uno dei casi in cui ci viene in aiuto il teorema di Bobillier. Eh? Il teorema di Bobillier, noi sappiamo che il centro di istantanea rotazione P3 si trova all'infinito, ma a noi interessa il, per trovare l'asse di collineazione, di conseguenza applicare il teorema di Bobillier, il centro di istantanea rotazione 2,4. Quindi P2,4, P2,4 è allineato con, sicuramente con P2 e con P4, ma P2 coincide con A0, P4 coincide con B0, quindi la prima condizione di allineamento utile ai fini dell'individuazione del centro P2,4 è definita da questa retta. Seconda condizione di allineamento: P2,4 deve essere allineato con il P2,3, ma deve essere anche allineato con il P3,4. Giusto? P2,4, 2, 3, 3, 4. L'altra condizione è questa retta qui. Cosa viene fuori? Viene fuori che il P2,4 coincide con M in questo caso, cioè proprio con il punto medio della biella. Questo è il P2,4. Come si ricava l'asse di collineazione? Lo sappiamo bene, l'asse di collineazione, nel caso appunto del quadrilatero, si ottiene congiungendo il P3 con il P2,4, facendo attenzione che in questo caso il P3 è un punto improprio, però un punto improprio è definito da una direzione, so che deve passare il P2,4, quindi l'asse di collineazione in questo caso è questa retta qui. Siamo nelle condizioni di poter applicare il teorema di Bobillier. Però attenzione, perché qui ci troviamo davanti ad un altro caso molto particolare, e non a caso lo stiamo trattando insieme. Cosa dice il teorema di Bobillier? L'angolo formato tra, puntando dove? In P3, quindi sto all'infinito, puntando in P3, l'angolo formato tra l'asse di collineazione e la prima punteggiata deve essere uguale, nello stesso verso, all'angolo tra la seconda punteggiata e la tangente alle polari. La tangente alle polari ci aiuta, come già abbiamo visto in altri casi, ad individuare la circonferenza dei flessi. Siccome qui abbiamo difficoltà a trovare la circonferenza dei flessi, allora chiediamo aiuto, tra virgolette, al teorema di Bobillier, sperando di venire fuori. Ma anche in questo caso ci troviamo davanti in un'altra situazione particolare. Va bene? Perché questa è l'asse di collineazione. La prima punteggiata qual è? A 0A, ma sono parallele e si incontrano all'infinito in P3. Una cosa possiamo dire è che l'angolo è 0. Sicuro è 0, sono parallele, quindi l'angolo è 0. Quindi possiamo dire che
l'angolo phi, caratteristico appunto dell'applicazione del teorema di Bouvier, è uguale a 0. Quindi vorrà dire che anche la tangente alle polari formerà un angolo nullo rispetto alla seconda punteggiata. Quindi abbiamo capito che la circonferenza dei flessi è in questo caso degenerata in una coppia di rette. Ok? E noi vogliamo individuare questa retta. In realtà abbiamo già capito che questa retta è parallela all'asse di coordinazione, quindi è una di queste rette, no? Perché tra l'altro poi, essendo la tangente alle polari, in pi con 0 deve andare all'infinito perché il punto di tangenza sta all'infinito. Ok? Però non sappiamo ancora dove passa questa tangente. Bene, questo non è l'unico caso, se ne possono presentare altri simili. E come si ragiona? Io provo a dare una chiave di lettura un po' più intuitiva. Ok? Allora, a tale proposito, vi rifaccio rapidamente lo schemino di un quadrilatero in una configurazione standard che ci aiuta a ragionare. Questo è il P3, questo è il P2,4. L'asse di collineazione sarebbe questo, e questo è l'angolo φ, che poi ci porta ad individuare la tangente alle polari, ok? In una situazione standard di quadrilatero articolato, va bene? Ma in questo caso cosa accade rispetto a questa situazione? Che il punto P3 è andato all'infinito e quest'angolo è diventato nullo, ok? Allora noi possiamo ragionare, piuttosto che sull'angolo, di cui ne teniamo conto ovviamente, ma ragioniamo su un arco, eh? Cioè proviamo ad immaginare una situazione del genere. Questo è P3, lo disegno qui. Immaginiamo di ragionare su questo arco S e questo angolo è φ. Se io definisco una distanza di questo punto Q da P3, una distanza qualsiasi che scelgo io, va bene? Per esempio D piccolo. Adesso dire che l'angolo formato tra l'asse di collineazione e la prima punteggiata è φ, e tale angolo per rispetto del teorema di Bouvier deve essere uguale a quello formato dalla seconda punteggiata della tangente alle polari, oppure dire che questo arco S tracciato da un punto Q che scelgo io su questa retta, sull'asse di collineazione, ad una distanza che scelgo io, che mantengo costante anche con riferimento alla seconda punteggiata, non cambia niente, giusto? È solo un modo diverso di vedere la stessa cosa. Quindi immaginate che questo sia l'asse di collineazione, questa è la prima punteggiata, io avrò una seconda punteggiata qui e alla stessa distanza D io immagino di riportare, ok? Questa è la tangente alle polari, di ragionare sull'arco piuttosto che sull'angolo. Lo posso fare, vero? È la stessa cosa. Cioè questo arco è uguale a questo. Se la distanza D è la stessa, la scelgo a piacere, perché naturalmente in questo caso è banale, perché posso ragionare sull'angolo perché ho un P3 proprio, ma non è più banale quando P3 diventa il punto improprio e va all'infinito. Che succede quando questo va all'infinito? Se questo va all'infinito anche D. Giusto? E l'arco che cosa diventa? Un segmento. E allora noi ragioniamo adesso sul segmento piuttosto che sull'angolo, tenendo ovviamente in conto che l'angolo è uguale a zero, perché non è che cambiamo ovviamente le carte in tavola. È solo un modo diverso di vedere la cosa nella maniera che ci è più conveniente data la situazione di questo caso particolare. E allora, se ragioniamo per esempio di qua, quindi P3
immaginiamo che sia l'infinito, anche se poi l'infinito è chiuso, ma per avere una chiave di lettura, P3 all'infinito. L'angolo non è più angolo, ma è un segmento orientato, diciamo questo è il nostro S, e quindi è la distanza tra l'asse di collineazione e la prima punteggiata, giusto? E non è nient'altro che questo arco rettificato quando il centro di istantanea rotazione va all'infinito. Continuiamo l'applicazione del teorema di Bobillier. Questo deve essere uguale all'angolo, cioè all'arco rettificato, che è diventato questo segmento orientato, formato tra la seconda punteggiata e la tangente all'epolare. Siccome qui oltretutto c'è anche una simmetria, la seconda punteggiata è questa. Mi dovrei mettere su un punto scelto che è questo, nello stesso verso, parto da qui e riporto S, che ottengo, in questo caso particolarissimo, la tangente alle polari coincide con l'asse di collineazione. Quindi l'asse di collineazione è anche la tangente alle polari, ma è anche la circonferenza dei flessi, che è degenerata in questa retta e nella retta impropria, perché essendo una curva di secondo grado, comunque si spezza sempre in due rette. Okay? Questa è la circonferenza dei flessi. Va bene? E allora, detto questo, noi conosciamo l'accelerazione del punto A, perché abbiamo ipotizzato che omega 2 fosse costante, e quindi che cosa otteniamo? Otteniamo che la tangente di gamma è uguale ad alfa 3 diviso omega 3 al quadrato, ma la omega 3 è 0 perché l'atto di moto è traslatorio, quindi questa va a 0 e quindi questo va all'infinito. Se questo va all'infinito, gamma è uguale a pi greco mezzi. Gamma è uguale a pi greco mezzi. Ma io so che il centro delle accelerazioni k si trova sulla circonferenza dei flessi, non soltanto, si trova anche sulle normali, in questo caso normali perché gamma è pi greco mezzi, condotte ai vettori accelerazione. Siccome ne conosco uno, che è l'accelerazione di A, devo fare la perpendicolare all'accelerazione di A, fino ad intersecare la circonferenza dei flessi. E guardate che succede. Questa è gamma, che in questo caso è pi greco mezzi, che k coincide con m, cioè col punto tracciante. Quindi il punto m non soltanto traccia una traiettoria rettilinea molto ben approssimata per un tratto lungo, perché anche la corsa è importante, perché io posso avere un'ottima approssimazione, ma il tratto è stretto, va bene? In questo caso è abbastanza lungo e quindi utile per le applicazioni, ed è esattamente quello che ha fatto Watt nella sua macchina a vapore. Quindi il punto K cade qui. Il centro delle accelerazioni, per quanto detto, coincide anch'esso con M. Il centro di accelerazione è un punto di accelerazione nulla. Allora, che avesse accelerazione normale uguale a zero, un po' ce l'aspettavamo, perché se noi vogliamo una traiettoria rettilinea, chiaramente l'accelerazione normale deve essere nulla o quasi nulla se si trova nella fase di oscillazione, però comunque quasi nulla. Ma la cosa interessante è che in questo caso, in questa configurazione, è nulla pure quella tangenziale. Quindi vuol dire che si sta muovendo in un intervallo di tempo a cavallo della configurazione considerata, praticamente di moto rettilineo uniforme. Ok? Ecco, questo è un ulteriore risultato. Se poi per completezza vogliamo tracciare anche
la circonferenza di stazionarietà, succede un'altra cosa strana, perché la circonferenza di stazionarietà è rappresentata da quest'altra retta, che non a caso si intersecano nel campo. E quindi completiamo con la determinazione del vettore accelerazione di B perché l'accelerazione angolare alfa 3 è questa, e come la ricavo, qui lo possiamo scrivere, quindi alfa 3 è uguale all'accelerazione di A diviso K A, e quindi l'accelerazione di A è uguale ad omega 2 al quadrato a 0 A diviso K A, ma K A è uguale ad AB mezzi. E come vedete in questo caso è antioraria. Ma come è fatto il campo vettoriale delle accelerazioni? Sappiamo bene come è fatto, no? È circolare intorno a K. In questo caso particolare gamma e pi greco mezzi, e quindi sarà circolare intorno a K con vettori ortogonali alle rispettive congiungenti con K. Quindi ottengo questo vettore. E anche in questo caso, come vedete, è puramente normale, perché tale vettore punta dritto al rispettivo centro di curvatura B con 0. Quindi questo è il vettore accelerazione di B. Ok? E quindi è un meccanismo molto particolare. Ok? Bene, allora io volevo a questo punto semplicemente fare qualche schema che fa riferimento a delle applicazioni interessanti, ingegneristiche, del parallelogramma di Watt. Per esempio nel caso delle automobili, quando ci troviamo di fronte una situazione relativamente al sistema di sospensioni posteriori, perché non sempre le sospensioni sono indipendenti, naturalmente capita abbastanza spesso di avere anche delle sospensioni posteriori ad assale rigido. Ok? Ecco, quando abbiamo delle sospensioni posteriori appunto ad assale rigido, il parallelogramma di Watt è in alcuni casi utilizzato. Diciamo l'alternativa al parallelogramma di Watt è solitamente rappresentata dalla barra di Panhard. Ok? E il comportamento del parallelogramma di Watt, seppure più complicato, perché barra di Panhard è semplicemente un link doppiamente incernierato, il parallelogramma è un parallelogramma, quindi vuol dire che è costituito naturalmente da quattro link, quindi ci ho più giunti, no? E quindi chiaramente anche dal punto di vista costruttivo è più complicato, ma le prestazioni naturalmente non hanno diciamo confronto, e cerchiamo di capire perché. Questo lo possiamo fare con qualche semplice schema. Immaginiamo di guardare da dietro un'automobile che ha un sistema di sospensioni posteriori ad assale rigido. Rappresento brutalmente il differenziale, trazione, nel caso di trazione posteriore, e questa è, diciamo, la coppia di ruote, questo è l'asse del nostro assale rigido, questo naturalmente è il piano della strada. Quando parliamo di sospensioni,
i meccanismi entrano in gioco in maniera determinante, perché c'è un aspetto cinematico ed un aspetto dinamico. Ok? Ecco, noi prima di tutto dobbiamo capire qual è il moto relativo delle ruote rispetto allo chassis, cioè rispetto all'autotelaio. Ci sono varie soluzioni. Questa è una delle tante. È una sospensione ad assale rigido, quindi vuol dire che le due ruote sono rigidamente accoppiate tra di loro. Quindi al di là, ovviamente, del movimento di rotazione che determina, diciamo, il modo di avanzamento del veicolo, nel suo moto relativo allo chassis, a questo serve la sospensione, perché se fosse tutto rigido naturalmente non avremmo sospensione, e serve a migliorare fondamentalmente stabilità e comfort. E questo moto relativo è il moto relativo di un unico corpo rigido, perché l'assale è rigido, tutto un pezzo. Questo che vi ho disegnato, ripeto, al di là della rotazione delle ruote, ovviamente, rispetto ai propri cuscinetti, naturalmente, se lo vediamo in questo piano, il piano della lavagna, che sarebbe il piano trasversale al veicolo, questo è tutto un pezzo, e quindi è in grado di traslare e ruotare. Ok? Perché un corpo rigido nel piano ha 3 gradi di libertà, quindi 2 traslazioni e 1 rotazione rispetto ad un asse perpendicolare al piano stesso. Giusto? Quindi ora noi dobbiamo consentire un moto relativo rispetto allo chassis. Poi questo moto relativo lo dobbiamo controllare in qualche modo, gestire in qualche modo, mediante un sistema di sospensione passivo, come solitamente è presente in gran parte dei veicoli, quindi mediante un ammortizzatore, una molla, fondamentalmente, oppure mediante un sistema di sospensione attivo. Ma il discorso è molto più sofisticato e sicuramente meno diffuso. Ma prima di questo, ribadisco, c'è il problema del meccanismo, cioè il moto relativo. Come lo guido questo movimento? Va bene? Ecco. E quindi entra in gioco, per esempio, il parallelogramma di Watt. Non a caso stiamo citando questo esempio. Allora, se schematicamente riteniamo che questo sia, diciamo, l'autotelaio, il problema è l'accoppiamento di questo tutto corpo rigido rispetto all'autotelaio. Questo è fatto tramite un meccanismo. Se consideriamo l'assale rigido, beh, qui il movimento traslatorio in questa direzione mi fa comodo, no? Una sorta di molleggiamento in senso verticale, giusto? Ma quando faccio la curva entrano in gioco le forze centrifughe, naturalmente, le forze di inerzia centrifughe, e quindi mi fa comodo anche questo, giusto? Quindi le ruote rimangono a terra e lo chassis si inclina quanto, il problema è molto più complesso naturalmente, però sicuramente si inclina un po', tutti lo sappiamo, no? Se percorriamo una rotatoria ad una certa velocità, naturalmente sentiamo l'effetto della forza centrifuga che fa inclinare lo chassis rispetto all'orizzontale, mentre le ruote rimangono a terra. Chiaramente c'è un limite, ma normalmente deve essere così. Va bene? E quindi, come moto relativo, io ottengo una rotazione. Quindi mi sta bene, anzi la voglio questa rotazione. Perché se qui ci metto 2 aste rigide, vabbè, ho eliminato le sospensioni. Ok? Quindi voglio sia la traslazione verticale e sia la rotazione relativa. Ma noi sappiamo che nel piano abbiamo 3 gradi di libertà, e quindi ce n'è un'altra che invece ci piace meno, cioè che la traslazione è in questa direzione. Cioè vorrebbe dire che quando noi facciamo la curva, cioè la sale se ne va da una parte e lo chassis dall'altra. Non siamo tanto contenti, no? Che accada una cosa del genere. Quindi questo movimento laterale è indesiderato. E guarda un po', una soluzione interessante è proprio quella che prevede l'utilizzo di un parallelogramma di Watt. Tanto è vero che se noi qui andiamo proprio nel centro, se volete, della scatola del differenziale, ad installare la biella
di un parallelogramma di Watt, ok? E questa la inceneriamo qui allo chassis e quest'altra la inceneriamo da quest'altra parte. Se noi questa la attacchiamo in questo modo allo chassis, che cosa otteniamo? Considerate sempre il moto relativo per capire come stanno le cose. Quindi immaginiamo per esempio, la strada ci interessa poco in questo discorso, no? Le cose le vediamo meglio se noi immaginiamo di fissare lo chassis, no? Immaginate l'auto sollevata per esempio. L'assale rigido come si muove? Si muove rispetto naturalmente al parallelogramma articolato. È chiaro che qui viene lasciata libera che cosa? Una rotazione intorno a questo asse. Cioè questa rotazione è apparentemente libera, poi in realtà non lo è. Cioè qui c'è un teta intorno a questo punto. Quindi questo punto lo indichiamo per esempio con A0, A, B, B con 0 e questo è il nostro punto. Il parallelogramma di Watt guida il centro della scatola del differenziale secondo una traiettoria rettilinea approssimata con una corsa abbastanza lunga e questo ci sta bene, ok? Quindi abbiamo una traiettoria di questo tipo. È chiaro che la corsa è abbastanza limitata, insomma, non è così esagerata, però sempre dell'ordine dei centimetri naturalmente. E quindi cosa otteniamo? Otteniamo quello che cercavamo, perché la traslazione in questo senso è sostanzialmente eliminata, ottengo una traslazione verticale, che era quello che volevo, e in più una rotazione che viene lasciata libera dal punto di vista del meccanismo. Nella realtà no, naturalmente, perché nella realtà lì c'è, viene proprio installato che cosa? Viene installata la molla, diciamo, con la molla e l'ammortizzatore, ok? Quindi questi due movimenti in realtà sono, provo a schematizzarli in questo modo. In parallelo molla ammortizzatore sia da un lato, no, così scusate, non funziona, questo deve arrivare fin giù, no, bene, qui, pardon, perché comunque è lasciata libera la rotazione relativa, perché questa è incernierata in questo punto, quindi va bene così, e un altro sistema in parallelo dall'altra parte. Quindi in realtà le due cose sono gestite dalla molla, che esplica una forza che è funzione dello spostamento relativo, e dall'ammortizzatore, che esplica una forza che è funzione della velocità. Ok? Ed in particolare reagisce molto bene ai carichi impulsivi, immaginate una buca, perché la forza diventa molto grande in quanto è legata alla derivata dello spostamento, cioè alla velocità relativa. Ma queste sono considerazioni di carattere dinamico. Ecco, questa è un'applicazione interessante del parallelogramma di Watt. In realtà trova ancora applicazione anche in campo ferroviario, ma c'è qualche soluzione anche in campo automobilistico, in cui il parallelogramma di Watt non viene utilizzato in questo modo, ma viene utilizzato come meccanismo per la sospensione indipendente. Quindi anziché piazzarlo in senso trasversale, viene piazzato in senso longitudinale sulla singola ruota. Ok? Quindi immaginate di avere una situazione di questo tipo.
cui, ancora una volta, la singola ruota in questo caso viene guidata secondo questa traiettoria, rettilinea. È ovvio che anche qui ci va il mollo ammortizzatore che va piazzato in questo caso, in questo modo. Caratterizzato da un certo valore di beta, da un certo valore della costante. Ok? Sono due applicazioni importanti, sia questa in campo ferroviario di più, ma c'è qualche soluzione anche in campo automobilistico, e questa è abbastanza diffusa in automobili di una certa cilindrata. Ok? Bene, abbiamo finito. Thank you.